Benvenuti a tutti, spero che stiate tutti bene. Siamo ancora oggi ospiti qui alla Casa della Memoria con Tracce, Associazione Culturale, per il progetto Due dentro ad un fuoco. Abbiamo chiesto agli ospiti, ai nostri partner, di parlarci, di presentarsi attraverso degli oggetti. E così oggi ho il piacere di dare il benvenuto a Fiorenzo Grassi del Teatro dell'Elfo Puccini qui a Milano. E vedremo direttamente da lui quali sono gli oggetti che ci ha portato per raccontarci il Teatro dell'Elfo. Benvenuto. Grazie, bentrovati a tutti voi. E che dire del Teatro dell'Elfo? Teatro dell'Elfo tra 2 anni compie 50 anni di vita. È diciamo, un traguardo straordinario per un'impresa totalmente privata, costruita con le mani nude da degli artisti, in particolare proprio un'impresa di artisti. L'Elfo nasce nel 1973 ad opera di un gruppo di allievi dell'allora scuola del Piccolo Teatro. È costituito da Gabriele Salvatores, da Ida Marinelli, da Ferdinando Bruni, che sono diciamo il nucleo centrale, Corinna Gustoni, ai quali si associa Cristina Crippa. Elio De Capitani arriverà in un secondo momento, non tanto dopo, e debuttano con un testo di Augusto Boal, Zumbi. Augusto Boal è uno scrittore brasiliano, era molto interessante. Debuttano nel mondo vivace e anche contraddittorio dei centri sociali di Milano, debuttano in particolare a Leoncavallo, dove provano e costruiscono lo spettacolo con, diciamo, attorno un mondo in cui il pensiero non faticava a farsi largo. Intanto Salvatores aveva lasciato il Teatro dell'Elfo poco dopo aver fatto il famoso Sogno di una notte di mezz'estate, ed erano peraltro successe delle cose molto importanti nel frattempo. De Capitani mise in scena Nemico di classe, uno spettacolo che ancora oggi è nella memoria di molte persone della mia generazione e delle generazioni che stanno dietro di me. Elio e Ferdinando insieme fecero la memorabile Petra von Kant con Ida Marinelli e cominciarono a scoprire il mondo fassbinderiano che ha dato a loro due come artisti diciamo un piglio interpretativo e comunque una lettura della società decisamente nei tempi e molto molto precisa. E soprattutto su che tipo, diciamo, di poetica andare. Fassbinder è stato quello che vi ha, In in un un certo senso, ovviamente certo dopo tutto senso. il La preambolo che hai curiosità fatto, per la però. drammaturgia del nostro tempo, per un certo tipo di cinematografia, insomma, erano le cose che ci univano, ma chi ci univa di più era proprio il Qual è pubblico. l'altro oggetto, l'altro libro che hai portato? L'Elfo si è sempre occupato nel suo essere un teatro che eroga una pubblica utilità. Si è occupato a lungo dei fenomeni costrizionari, si è occupato tanto di Shoah. Beh, noi per anni abbiamo fatto venire tutti gli anni, in tutte le stagioni, l'istruttoria dei nostri amici e sodali del collettivo di Parma, perché c'è sempre una generazione che deve sapere. Dobbiamo ricordare appunto tutto il percorso fassbinderiano. Addirittura abbiamo dedicato una mostra che abbiamo fatto alla Triennale a Fassbinder in una stagione in cui abbiamo fatto un festival tutto su Fassbinder. L'Elfo e Teatro Uomo in particolare, che fu il primo legame che ci fece conoscere, ci fece annusare, diciamo così, hanno vissuto gli anni 70 a Milano. Gli anni 70 sono stati anni bui per Milano. Gli anni bui erano legati al
terrorismo, al fenomeno del terrorismo. Dal 69 in poi Milano è stata bersagliata da eventi terroristici e da violenza terroristica. In questo libro di Davide Steccanella si parla di un fatto molto concreto e reale, che questo diciamo fenomeno così drammatico a Milano è stato combattuto con un antidoto, che era quello dell'incentivazione della vita culturale. Il sindaco di allora, Carlo Tognoli, che ci ha lasciato qualche giorno fa, indimenticato sindaco di Milano, ha pensato bene di fare investimenti importanti sulla cultura in generale, ma ovviamente anche nel teatro, utilizzando anche gli spazi all'aperto, non solo i luoghi tradizionali dello spettacolo, ma spazi all'aperto, spazi monumentali, eccetera, proprio per cercare di mettere nella nostra comunità degli anticorpi che oggi è di moda parlare di anticorpi, ma c'erano anche allora, degli anticorpi che facessero da, come dire, da coibentazione rispetto a quanto invece avveniva nei corpi separati. Abbiamo visto di tutto in quel periodo, abbiamo visto anche, abbiamo diciamo visto anche tentativi di avvicinare il mondo dello spettacolo a quei fenomeni lì. Io ero uno studente della Cattolica e nel 68 andavo alla Cattolica. I miei compagni mi dicevano: dai, vieni, da noi, vieni con noi, facciamo casino. La Cattolica è stata la prima università ad essere occupata. Io gli ho risposto una volta, che insistevano, eccetera: no, io non posso, non c'ho tempo, devo andare a aprire un teatro, quindi... ecco, questo fenomeno ha fatto sì che si sviluppassero anche dei percorsi artistici e delle poetiche. E Steccanella ne parla proprio di Teatro Uomo, del Teatro dell'Elfo, parla di me, parla dei miei compagni di Teatro Uomo, parla di Elio, di Ferdinando, di Gabriele. Chiedo anche a te, naturalmente, al Teatro dell'Elfo, qual è la vostra eredità, soprattutto chi è il vostro erede, chi è il vostro destinatario nel futuro? Lo stiamo cercando. Lo stiamo cercando in due direzioni. Una quella manageriale. E io, devo dire, lì mi sento abbastanza coperto, è molto probabile che abbiamo già trovato là o le persone. L'altra più complessa perché è molto legata ai sentimenti delle persone che hanno guidato il teatro artisticamente fino ad ora, così come la temperie politica degli anni 70 in cui noi ci siamo fatti le ossa, è in via di, non di soluzione, ma è in via di approfondimento, diciamo così. E chiesi io il Puccini. Okay. Praticamente poco prima di fare la fusione. Okay. La fusione avviene nel 92 e poi il teatro avrebbe avuto non più di 800 posti, non 1.400. Come era previsto, come era, insomma, come è sempre stato nella storia, perché confina con delle abitazioni, eccetera, eccetera. Per cui era il luogo giusto per farci un teatro di prosa, e un teatro di prosa con al suo interno più spazi. Io ero membro allora del comitato del Consiglio Nazionale dello Spettacolo, ne parlai con Beltroni, che era vicepresidente del Consiglio e ministro della Cultura. Non mi disse niente, mi diceva, gli ho detto: guarda Walter, quello lì diventa una palestra di squash se non lo occupiamo noi, non supermercato, perché i commercianti in Corso Buenos Aires non vogliono il cibo.
andai a una riunione della... mi domandò Beltroni, li volete voi o li diamo al comune? No, no, il teatro del comune, dateli al comune. Arrivai a una riunione del consiglio per sbrigare la normale, l'ordinaria amministrazione e vidi un documento in cui nell'elenco appariva un contributo di 8 miliardi e 600 milioni al Comune di Milano per il restauro del Teatro Puccini. 8 miliardi e 600 milioni sono 4 milioni e 2, 4 milioni e 3 oggi. Forte di questa delibera, di questo pronunciamento, non solo convinsi i miei soci, ma andai in comune e il comune non ebbe più la possibilità di dire di no. E partì la nostra avventura. E il 6 di marzo del 2010 lo abbiamo inaugurato, quindi poco più di 10 anni fa. Abbiamo inaugurato e da lì è partita la nostra, direi, nuova avventura, ancora più solida e anche più imprenditoriale, ma sicuramente nel solco di un teatro d'arte per gli artisti. Questo noi non lo dimenticheremo mai e sarà molto difficile tradire questo pensiero.